per Rete Zero da Napoli incontra il mondo con Alex Medili e un bel team. Di che cosa si tratta, Alex? Questo è un team che si chiama Motormania Show, siamo degli stuntman professionisti in autovetture, incidenti realistici, effetti cinematografici. Innanzitutto diciamo tantissimo un grazie per essere in questo bellissimo evento Napoli incontra il mondo, una bellissima fiera e ci stiamo molto divertendo con le nostre acrobazie di stuntman già dal secondo weekend che siamo qui ospiti in questa fiera. Spazi ridottissimi, diciamolo, ma state facendo delle esibizioni mozzafiato al limite dei centimetri, se non dei millimetri. In effetti, come potete vedere, stiamo operando su una strada, diciamo che è una strada perché siamo molto ridotti come misure e cerchiamo di fare del nostro meglio con le nostre performance. E infatti, come diceva il telecronista, che in pratica abbiamo proprio il millimetro di calcolare le nostre acrobazie. Finora, grazie a Dio, ci sta andando tutto bene. Grazie. Magic Team. Sì, il mio Magic Team è composto da Maurizio Zuccheddu, Nicole Medini, Marco Regis. Una bella squadra incontrata non per caso, Alex. No, ci siamo conosciuti con gli organizzatori l'anno scorso sopra un altro evento, perché io faccio proprio eventi in genere, fiere, non fiere, sia in Italia che all'estero, e mi dissero che mi avrebbero chiamato per questo bellissimo evento qui a Napoli e eccoci qua, siamo arrivati grazie a questo incontro. Diciamo il vero, siamo molto felici a lavorare per un pubblico come voi. Vedere gli effetti speciali è meraviglioso, sembra di stare al cinema, ma questo non è il cinema, è la realtà e si prepara giorno dopo giorno con attenzione, concentrazione, impegno, allenamento. Sì, molto allenamento, perché come infatti potete notare in queste acrobazie basta un minimo errore per farsi del male, sia noi che alle volte anche quando portiamo il pubblico all'interno in autovettura, in due ruote, basta proprio una gomma che ti può scoppiare o un braccetto che si può spaccare per fare degli incidenti e farsi veramente male. E quando sei in movimento nelle figure più complicate, complesse, qualche volta il cuore batte più forte o c'è quel brivido di paura che passa per la mente nonostante tutto? Ma per dire il vero, da quando cominciamo l'inizio del nostro show fino alla fine abbiamo il cuore a mille, perché si accende l'adrenalina dentro ognuno di noi, e proprio perché è uno spettacolo che ti accende in tutto per tutto, e fin quando non hai finito il cuore penso che è sempre a palla. Alex, ti faccio fare l'intervistatore, dovessi fare una domanda a testa ai tuoi amici, a lui. Una domanda a lui specialmente, gli farei una domanda semplicissima: quando è che impari a fare queste due ruote? Quando tu mi darai l'opportunità, ovviamente. E all'amico, quando è che anche lui imparerà a fare le due ruote? Perché non lo impara mai, mi tocca fare tutto io, non va bene. A breve faremo anche quello. A proposito di due ruote, ma mica è semplice questa figura, Alex, dai, mica è un caso che loro ci ripensano un po' su, eh.
Sì, no, non è il caso, perché per imparare abbiamo demolito tantissime macchine, c'è il rischio da farsi veramente male e piano piano piglieranno il coraggio anche loro, come l'ho trovato io tra l'altro, per fare questo bellissimo spettacolo, e più saremo e più ci divertiremo in due ruote, ovviamente. E questa bambina è? Lei è mia figlia e ha 9 anni, si chiama Nicole Medini e prende parte anche lei nel nostro show. Qui facciamo poche cose perché, come dicevo prima, è molto ristretto. Nel nostro spettacolo normalmente alziamo il camion in due ruote, facciamo delle cose molto più difficili, degli incidenti e tantissime altre cose, e lei prende parte anche lei con la sua macchina personalizzata, che ha 9 anni e fa parte del nostro show. E quando vedi papà che fa queste cose straordinarie, sei emozionata, hai un po' paura o ormai è diventato tutto normale, dai? Normale. Senti, noi come Rete Zero abbiamo un focus di attenzione, la sicurezza stradale. Ogni anno nel mondo più di 1 milione di morti sulle strade. Insomma, ovvio. Numeri pazzeschi, ovvio. Assurdi. Insomma, diciamo la verità, in tanti quando sono in macchina non sono connessi, perché poi vediamo voi che fate delle cose assurde, paradossali, infatti, incredibili, ma connessi. Infatti qua posso dire la mia è: guardate tutti questi spettacoli di stuntman che usano moto, macchine, camion, ma non fateli, perché qui noi lo facciamo in sicurezza, sappiamo come manovrarci, ci sono anni e anni di studio, di praticità sulla guida, ma voi soprattutto guida sicura e fate soprattutto attenzione, perché un attimo veramente farsi del male sulle strade oggi come oggi. E poi diciamo la verità, neanche gli stuntman si mettono a giocare col telefonino a messaggiare mentre stanno facendo lo spettacolo. No, assolutamente no, né nella parte dello spettacolo, ma neanche fuori quando guidiamo, perché basta minima distrazione che veramente non ne vale la pena perdere la vita per una cavolata. E allora da Napoli incontra il mondo, gridiamo insieme: on the road, basta vittime della strada. On the road, basta vittime della strada. Game over.